Bruno Pedronilli presenta stamattina le scalette del gusto. Che cosa è questo evento? L'evento è un evento di degustazione che si svolgerà lungo le scalette di Sant'Ercolano, in un weekend, l'ultimo weekend di giugno, quindi 25, 26, sabato e domenica. Saranno presenti sei cantine del territorio di Orvieto, selezionate da me, che rappresentano, diciamo, la qualità di uno straordinario terroir enoico in Umbria, soprattutto per i vini bianchi. È un'operazione che Umbro ha deciso di fare per portare al di fuori, diciamo, delle sue mura quella qualità che da un anno a questa parte, oggi festeggiamo appunto un anno di apertura di Umbro, ha sempre, diciamo, supportato e darà la possibilità soprattutto a coloro che parteciperanno di parlare direttamente con i produttori che saranno presenti. Accanto a loro ci saranno preparazioni di gastronomiche e di food, anche queste di straordinari produttori umbri che Umbro ha sempre, diciamo, supportato all'interno appunto del suo locale. Qual è il significato di presentare lungo una strada come le scalette di Sant'Ercolano, quindi all'aperto, un territorio dell'Umbria? Significato è l'identità. Umbro nasce con dei presupposti molto importanti, quelli di rappresentare la vera identità, la vera qualità dell'Umbria. E le scalette di Sant'Ercolano sono uno degli angoli più suggestivi di Perugia, conosciuti in tutto il mondo, quindi, e soprattutto vicini a Umbro. Siamo nel cuore dell'Umbria e cerchiamo di mettere in evidenza quella che è l'identità delle produzioni che si fanno qui in Umbria. Questo evento verrà replicato nei mesi successivi, quindi a luglio, agosto, settembre, ottobre, prendendo sempre in considerazione un grande territorio del vino che è in Umbria. A luglio posso già annunciare che ci sarà Montefalco, con i produttori da me selezionati che secondo il mio parere rappresentano la vera identità di quel territorio e mettendo in connessione appunto i partecipanti con gli produttori stessi. Quindi non sarà una cosa banale, sarà una cosa anche culturale. Ci sarà non soltanto la parte golosa in cui si assaggeranno i vini, si assaggeranno le preparazioni gastronomiche, ma ci sarà la possibilità di parlare con le persone che fanno questo lavoro dalla mattina alla sera. Accanto a questo appuntamento pu al pubblico all'aperto ce ne sarà un altro un po' più riservato. Di Esatto. cosa si tratta? L'operazione che Umbro sta portando avanti, quindi di comunicazione della qualità e dell'identità dell'Umbria, avrà un secondo momento dopo le scalette del gusto, qui all'interno di Umbro nel ristorante, con una cena che io ho definito per farli conoscere. Spesso i produttori vengono indicati nei menu in maniera, diciamo, didascalica. Noi vogliamo che vengano i produttori. Nel caso della cena del 1º luglio ci sarà Giovanni Dubini, che è il winemaker di Palazzone, oltre che essere un grande amico, è un grandissimo produttore di vino, presenterà tre dei suoi vini, ne parleremo insieme. E accanto a lui, insieme alla cucina di Umbro, abbiamo studiato dei piatti di abbinamento a base di legumi, a base di carne bianca, a base di formaggi e cercheremo di intavolare una discussione culturale e golosa. 20-25 persone al massimo, quindi un momento un pochino più riservato di approfondimento di questa identità dell'Umbria.